Per RK, dall'altra parte del telefono c'è Matteo per i Poets, come stai? Ma bene, ciao a tutti intanto, grazie della chiamata, grazie della opportunità. Ecco, prima di parlare dei 20 anni dei Poets, insomma, raccontami un po' quella che è stata la storia, no? La tua storia in particolare, poi una specie di, ecco, ponte, un po' un cross tra l'Italia e la Scozia, no? Per il nome Esatto. della In band. realtà, sì, in realtà è stato involontario perché l'abbiamo scoperto dopo che esisteva un gruppo che si chiamava come noi, anzi, che noi ci chiamavamo come un gruppo degli anni 60. Però ci sta. Però poi ti racconto anche questa. E, no, la storia dei Poets nasce, inizia nel 1999, 98-99, da un'idea di Lorenzo Mingardi, il bassista del gruppo, che mi contatta perché lui voleva mettere su un gruppo fedele alla linea del sound e dell'estetica 60s. Certo. Io sono sempre stato appassionato sia di quel tipo di suono, sia anche proprio sì, dell'impatto visivo che danno quel tipo di quei gruppi, per cui mi ci sono buttato dentro. E a noi si è unito Matteo Ferretti, che era un mio compagno di università, e che non aveva idea invece di che cosa stessi parlando quando gli ho proposto di entrare nel gruppo, e alla sua richiesta di fargli ascoltare qualcosa per farsi un'idea del tipo di musica, io gli feci ascoltare Yeah dei Primitives. Non so se hai Certo, presente, no, i tuoi certo. occhi sono fari abbaglianti, io ci sono davanti. Lui si cacciò a ridere, però poi disse subito: ci sto assolutamente. E questo fu l'inizio di tutto. E con i Poets abbiamo fatto tre album autoprodotti e uno stampato dalla Mistilene di Sì. Massimo Del Pozzo, che ci ha prodotto anche un EP. E Groovy, l'album di quest'anno, è stato il nostro secondo album, ancora autoprodotto, però è stato un disco a cui noi rimaniamo molto legati, perché è il disco grazie al quale abbiamo avuto il contatto con la Misty Lane, per cui è stato il disco che ci ha permesso di diventare da gruppo di cantina a gruppo di professionisti. Infatti, io volevo chiederti, Matteo, la tua carriera, insomma, anche da solista, no? Tra dischi, colonne sonore, ovviamente passando, ecco, anzi, pensando al suono dei 60s, no? Insomma, il suono ci ha sempre portato, no, oltre i nostri confini, però, sì, Inghilterra, ma come può anche essere l'America, dico. Ma in verità, ecco, in Italia abbiamo avuto sempre una nostra scena, una scena che tra l'altro è stata molto interessante, secondo me. Sì, infatti, ma secondo me, tra l'altro, la scena italiana ha sempre mantenuto una sua personalità, in certi casi più forte, in altri meno forte, a partire dagli anni 60, ma anche negli anni 90, 2000, anche oggi in realtà la scena italiana conserva una sua particolare, personalità. E non è assolutamente da disprezzare né da disdegnare, cambiano le mode, cambiano i tempi, cambia il sound. Certo. E per quanto mi riguarda, poi i miei gusti personali mi portano il più delle volte a orientarmi su un tipo di sound che ammicca gli anni 60-70. Sì. Poi è chiaro che non esiste solo quello. Esatto, infatti poi sì, sicuramente i gruppi all'epoca vivevano un po' di riflesso di quello che accadeva in Inghilterra, ma credo che fosse proprio il periodo storico, no? Invece parlando del tuo Sì. suono, ecco, dicevi poco fa, appunto, Inghilterra anni 60, ma anche 70, progressive rock, no? E anche se non hai Sì. tralasciato probabilmente anche delle sperimentazioni più elettroniche, più moderne rispetto a... E ascoltando Groovy, ti Sì. devo ammettere che è ancora attuale. Beh, io ti ringrazio molto di questa cosa. Guarda, allora, per quanto riguarda le sperimentazioni sull'elettronica, in realtà, parlo proprio per me in prima persona così, sono state cose, non dico involontarie, però probabilmente non ne sono mai stato del tutto consapevole, perché ogni volta che ho fatto qualche pezzo che si addentrava verso in quelle sonorità, si spingeva su altri scenari, più che altro è stato qualche cosa che mi è uscito per il mio background, perché uno può piacergli un tipo di sound, può preferire gli anni 60, gli anni 70 agli anni 80, per esempio, però di fatto io sono nato nel 79 e per cui ho avuto un imprinting di quel tipo. Per cui ogni tanto escono anche queste cose.
E quando eravamo in attività come Poets, comunque ricordo che anche altri, sia colleghi musicisti che addetti ai lavori, comunque non ci classificavano subito all'impronta come gruppo 60s, cioè eravamo comunque atipici come sì. gruppo. Tra l'altro io stavo pensando un po' che anche qui a Bari, no, c'è stata una scena dei fanatici, sì. potete dire, dei suoni Sixties, ma anche Garage. Io mi ricordo anche negli anni Ottanta, quando ero piccolo, ho visto anche gli Avvoltoi qui a Bari in concerto. E qualcuno mi consigliava di chiederti di raccontarmi qualche aneddoto, in particolare lo Scandellara Rock del 96. Che è successo? Ah, lo Scandellara Rock è... Perché io attualmente, sai, suono negli Avvoltoi. Eh sì, sì, infatti, sono, dicevo per quello. Esatto, sono questo gruppo bolognese di fortissimo richiamo anni 60. E io allo Scandellara Rock suonammo coi Poets in un paio di edizioni, e non mi ricordo adesso se fu la prima o la seconda edizione, conobbi Moreno Spirogi, certo. il cantante degli Avvoltoi. Certo. Che iniziamo a fare chiacchiere così, e a lui non tornava che cantassimo in inglese. Tra l'altro ne abbiamo parlato poco tempo fa, perché che poi mi disse: guarda, io quella sera dovevo certamente sbronzo, perché mi attaccò il classico pippone. Immagino. Che durò tutta la notte più o meno sul fatto che comunque sì, capisco rendere omaggio ai gruppi, a delle pietre miliari che possono essere i Beatles, gli U, i Kinks, però noi siamo italiani, e oggi come in realtà gli do ragione. Ma com'è stata l'esperienza con loro? L'esperienza con gli Avvoltoi, Covid permettendo, è ancora in corso, e è una bella esperienza. È molto diversa da quello che erano i Poets, perché i Poets erano un gruppo da studio, sì. Avvoltoi invece sono un gruppo da palco, proprio veri animali da palco. E in questo senso devo dire che anzi hanno aggiunto un tassello che mi mancava, perché comunque la presenza scenica, quando fai comunque che sia rock, che sia beat, comunque la musica leggera, è anche l'impatto visivo, è anche quello che puoi essere sul palco, non solo per le orecchie, ma anche per gli occhi. Certo, certo. E in qualche maniera anche un pezzo della nostra storia musicale, no? Gli Avvoltoi sì. sono quello, sono effettivamente, come dicevi tu, no? Animali da palco, è un bel ricordo, sì. anche se ero piccolino. E, detto questo, invece, no, ritorno ai Poets, ovviamente la band si è sciolta, no? Ma che effetto fa, no? Riascoltare quel disco? Fa un effetto... A tratti fa tenerezza, a tratti dici, mio Dio, ho avuto il coraggio di fare queste cose. Dicevo che comunque ha un effetto forte a livello emotivo, perché prendi su delle registrazioni che hai fatto tu, però 20 anni fa. Quindi in un certo senso non sei più tu, però sei tu. Per cui devi rapportarti a te stesso come se però in un qualche modo fossi, non dico un estraneo, però... quello eri tu senza i pezzi che hai adesso. Sì. Non so se riesco a rendere l'idea, però è una cosa... apparentemente nemmeno io pensavo ci fossero problemi. Poi quando ho iniziato, soprattutto sulle piste della voce, quando abbiamo iniziato a remixarle, a sistemarle, a riequalizzarle, e allora le senti isolate dagli strumenti, ti accorgi... che nonostante fossi sempre tu eri un'altra persona. Io non so dirlo con altre parole, mi dispiace. Immagino, però qual è il primo, ecco, primo ricordo che ti viene in mente di quel periodo? Di quel periodo legato a Groovy è proprio stata la registrazione del disco, perché è stata una cosa che ha fatto molto gruppo, perché il bassista aveva una casa in montagna e noi andammo a registrare il disco là, armati di strumenti, 4 piste, facemmo tipo una spesa, ci chiudemmo in casa, i letti nella stessa stanza degli strumenti, e registrammo 17 canzoni, di cui poi 12 sono finite nell'album. Fantastico. E quello è stato un gran bel ricordo, sì. Fantastico. Comunque avete fatto bene a rimasterizzare il disco, perché effettivamente riascoltandolo questi giorni ho detto mamma mia che bomba. E adesso invece, vabbè, cosa accadrà? Ovviamente è tutto bloccato, non si può suonare, tutto il resto, però speriamo che l'anno prossimo si possa sbloccare qualcosa.
Sì, esatto, anche perché io comunque sì, i Poets rimangono il mio primo amore, certo, in questo senso, e io ci tenevo a promuovere il disco portando proprio i pezzi in giro. Purtroppo gli altri hanno proprio smesso con la musica e non sarà possibile ripristinare la vecchia formazione. Però come solista a portare in giro il repertorio dei Poets è una cosa a cui ho fatto più di un pensierino, la sto programmando. E per febbraio già dovrei riuscire a fare un live in una radio qua di Bologna. Poi si spera di avere anche un po' di contatto col pubblico più avanti. Infatti. Ma quello, per quello si naviga a vista. Beh, a questo punto, insomma, ci organizziamo e ti portiamo qui in Puglia. Ma con piacere, guarda. Anzi, sarebbe bellissimo. Va bene. Matteo, io ti ringrazio. Allora, quindi speriamo di sentirci presto. Grazie a voi e ciao a tutti. Perfetto. Teniamo duro a questo punto.